Una vaccinazione per la sicurezza tua e degli altri. Assolutamente sì, andava fatta e va fatta, quindi vacciniamoci tutti. Monito per tutti i ragazzi italiani. Assolutamente sì. Ah, io direi di essere tranquilli, di vaccinarsi, non abbiamo mai avuto controindicazioni o problemi particolari con la vaccinazione. Stiamo cercando di portare avanti la campagna vaccinale, a questo punto abbiamo praticamente concluso e abbiamo quindi tutta la squadra immunizzata. Così il centrocampista della Sampdoria, Antonio Candreva, il primo ad essere vaccinato questo venerdì mattina all'Hub di Edolo, ed il responsabile medico della squadra, Amedeo Baldari, che ha accompagnato gli atleti, attualmente in ritiro per campionato a Ponte di Legno, fino a Edolo per questo atto civico e di responsabilità civile. Con altri 5 della squadra sono giunti all'Hub, hanno percorso la trafila prevista con rilievo della temperatura, sanificazione delle mani, consegna dei documenti, quindi anamnesi con il medico, inoculazione del vaccino e rispetto di 15 minuti post vaccinali in apposito spazio. Dunque quello offerto dai cacciatori dallo staff della Sampdoria è un ottimo esempio per tutti, soprattutto per i giovani. È molto importante farsi vaccinare e i ragazzi della Sampdoria che sono venuti oggi ci danno il buon esempio e in tal modo invitiamo tutti i ragazzi bresciani e bergamaschi che non si sono neanche vaccinati ad iscriversi al più presto e a venire qui da noi. Credo che sia una cosa basilare oggi per poter combattere qualsiasi tipo di malattia. In questo caso finalmente abbiamo a disposizione dei vaccini che sono efficaci e credo che sia obbligo di tutti di sottoporsi a una vaccinazione. È l'unica via d'uscita che abbiamo. La vaccinazione di alcuni atleti della Sampdoria è molto importante, è un esempio. Sì, assolutamente sì, è un esempio e deve essere di stimolo e di invito soprattutto ai locali perché si vaccinino a tutte le età il più possibile, perché guardate, in autunno non sappiamo cosa arriverà, non sappiamo cosa succederà, una certezza ce l'abbiamo, che se ci vaccineremo tutti, se dovesse ripresentarsi qualche variante, come sta accadendo in altri paesi, sicuramente l'impatto sarà molto blando. Si lamenta sempre che il sistema sanitario non funziona, quando il sistema sanitario ti dà un servizio che è un servizio salvavita è il caso di accoglierlo, altrimenti è meglio stare qui. La presenza degli atleti della Sampdoria all'Hub di Edolo è stata programmata e prenotata. Intanto sono state vaccinate le altre persone presenti su appuntamento, secondo il programma concordato. Gli atleti della Sampdoria sono tornati quindi a Ponte di Legno all'Hotel Mirella, dove nel pomeriggio hanno rispettato una breve pausa per eventuali possibili reazioni al vaccino, peraltro ormai arcinote a tutti.